sempre la palla conquistata dal numero 6 della Vigor Parisi, la palla ancora a sinistra, è stato Catalano ad appoggiare su Manganaro, fallo da parte del giocatore vigoreno. Riprende il Matera, lanciare sulla sinistra per Ancora che aggancia bene, Ancora converge, palla sul destro, prova un assist dentro, poi non aggancia bene, concentra il numero 7 Cavolei, un po' intimoriti i giocatori della Vigor da questa fascia, Rondinelli forse su quell'errore di non aver fermato un passaggio telefonato per Ancora, Ancora magari ci sta pensando su, bisogna pensare alla partita. Attenzione ancora Di Fusco, mette dentro il collo al volo, attenzione secondo palo, palla appoggiata al numero 9 Logrieco, il numero 9 del Sorbo, palla che finisce in palo laterale, finisce ancora in attacco l'azione del Matera che riprende a giocare, va in area di rigore, palleggia ancora il numero 9 del Sorbo, palla conquistata da Benny Mangiapane, eccolo qua Mangiapane, cerca di liberarsi dal pallone, ha subito fallo, interviene l'arbitro. Verso De Luca sul filo del fuorigioco, alza in questo momento, sì, era un po', sì, c'era un passo avanti sul lancio, c'era un passo avanti, è partito con uno scatto con un passo avanti in base ai due centrali che difendevano la linea difensiva. In effetti sul lancio bisogna già guardare, non quando riceve palla, bisogna guardare prima che si fa il lancio la posizione dell'attaccante. Purtroppo il cielo si sta diventa nero il cielo sulle mezze, c'è una perturbazione in corso, speriamo non piova, piovuto fino a ieri. Riparte la Vigor Lamezia, riparte Caridi, sulla sinistra si sgancia, si fa vedere Lattanzio che controlla il pallone, mette a terra subito a crossare dall'altra parte per Rondinelli, vediamo la Vigor Lamezia sulla tre quarti d'attacco, palla dietro per Mercurio, ancora Giuffrida per Mangiapane, tocco morbido a sinistra per lo stacco, per lo scatto di Manganaro, prova di sorprendere l'avversario di testa, ancora Manganaro, forse vince il contrasto, l'arbitro ha visto un'irregolarità. Eccolo qua Costantino che dà direttive tecniche e tattiche dalla panchina, palla che scorre verso il limite dell'area, attenzione esce forte e blocca, lo lancia in avanti di Mercurio per De Luca che mette a terra, De Luca subito per Catalano, lancio in avanti per Rondinelli, Rondinelli palla sul destro, diagonale fuori, no, va sul fondo, ancora un controcross per Rondinelli, subito di prima per Catalano, entra in area, si combatte, Catalano prende gli avversari, poteva intervenire prima Rondinelli, la palla viene recuperata dai giocatori del Matera, con questa palla ancora il numero 11 fa tutto da solo, poi entra in scivolata Catalano, Giuffrida, chiedo scusa, l'arbitro vede un fallo. Avanza il Matera con il numero 6 Provenzano, allarga a sinistra dove scatta sempre l'onnipresente Ancora, attenzione, grande azione di Ancora, prova il secondo palo, grande finezza di questo numero 11, ci ha provato a sorprendere forte, ha cercato il palo più lontano ma non, la palla non è entrata per nostra fortuna, ma davvero una grande azione di questo esterno sinistro del numero 11, Ancora classe 85. E che scandalo, non ora per fare un biglietto. Claro, sa, fino a sabato sono biglietti. Sapeva, no? Si sa tu, può sì, si sa tu. Allora avanza la Vigor, ma allora attenzione, una, no, forse questa volta non c'era De Luca in fuorigioco, ha visto il primo assistente, l'offside. È stato Lattanzio a fare un cross delizioso per De Luca in proiezione d'offensiva. Millimetri quel fuorigioco chiamato a De Luca, attenzione ancora un'altra lancio in avanti, esce l'estremo difensore Lorello a fermare questa azione d'attacco della Vigor Lamezia, Vigor Lamezia che attacca con molti lanci lunghi, più laboriosa invece la manovra lucana, Matera ancora, centrocampo non c'è nessuno, il numero 6 è stato troppo imprudente, sicuro di trovare un suo compagno di reparto, Vigor Lamezia che approfitta di questo svarione del numero 6 ma cade a terra.
Giuffrida è caduto a terra, recupera la palla la squadra lucana ancora, attenzione Mercurio, riesce a recuperare di testa, in tuffo forte, tiene la palla in campo. Avanza Mercurio, palla a terra per Giuffrida, sì, il numero 4 di Giuffrida. Poi Parisi per compagno di reparto Caridi, a sinistra avanza la Vigo alla mezza con Manganaro, si fa vedere Catalano, non viene servito. Palla persa dalla Vigor, prova in pressing Mangiapane, dice all'avversario non ti ho fatto nulla. Ancora la palla manovrata sulla linea difensiva della Vigor Lamezia. Allora c'è Parisi verso Rondinelli, Rondinelli pressato alle spalle, commesso fallo su di lui. Lancio di Mangiapane a cercare Rondinelli. Rondinelli sguscia verso il lato corto dell'area e prova a mettere dentro. Ma dove tu spiega? Questo è un nuovo volume che può si da solo là. Batte Mangiapane, attenzione che la domenica scorsa ha segnato su calcio d'angolo. Verso la porta, ci ha provato di nuovo Benny sotto la traversa, ma avranno visto la cassetta, dai. Avete visto la steccata, il grande colpo di Mangiapane verso giro, verso la porta, un po' ci ricordano quei grandi colpi magistrali di Massimo Palanca dal Catanzaro negli anni 70 e i primi anni 80. Ancora Mangiapane, adesso corto a uscire dall'area di rigore, ma sbaglia l'assist per Catalano, poi c'è il pressing su Giuffrida, Giuffrida che un po' si lamenta con l'arbitro. Rigor Lamezia che ha cercato il gol poco fa sul calcio da fermo con il calcio d'angolo a giro di Mangiapane, domenica scorsa ha segnato a Pippo Valencia il terzo gol, il 3-1. Rigor Lamezia in questo momento è a 3 punti con la vittoria di Pippo Valencia. Ancora la palla sul piede sinistro di Mangiapane, attenzione che di lui ci possiamo aspettare di tutto, in effetti verso la porta, portiere blocca, la palla non ha avuto un'angolatura fiondante come di solito fa Mangiapane, da questa posizione qui sotto fece gol all'Avellino proprio dove c'è l'insegna per quanto riguarda la Croce Rosa. Testa, attenzione del numero 9 del Sorbo, attenzione al Matera. Il numero 8 Lo Greco, tocco per Giannone, attenzione, pericoloso il Matera, palla sul sinistro, grande tiro e parata a terra di forte del numero 10 Giannone, gran bel tiro da parte del numero 10 di sinistro e grande risposta centrale a terra, parata di forte. Ancora attacca il Matera, palla che arriva dalle retrovie. Avanza il capitano del Matera, attenzione al sinistro, cercava un tocco morbido per il suo attaccante ma la palla è molto lunga. Avanza la Vigor Lamezia con Manganaro, Manganaro per Catalano che perde palla un po' ingenuamente, poi viene toccato un po' duro Lattanzio. Messo giù Lattanzio, attenzione, partita. Il porcio di punizione è stato a sorpresa, ancora Catalano, corto per Mangiapane. Mangiapane, tocco morbido pure per De Luca, palla presa, incomoda presa dal portiere ospite. Non c'è tifo sugli spalti, c'è una protesta organizzata dai tifosi della Vigor Lamezia. La gradinata est protesta per questa misura molto ristretta per quanto riguarda la tessera del tifoso, i tifosi non ci stanno e protestano in un modo silenzioso, cioè fuori dallo stadio, stando vicino alla partita ma non entrano nel rettangolo, nello stadio. Come vedete tutti camminano con documenti in mano, bisogna dare documenti alla biglietteria. C'era tempo fino a sabato per farla con molta comodità, qualcuno non lo sapeva, molti non lo sapevano. È il numero 3 che rilancia, il numero 3 è Villagatti, c'è Mercurio che controlla bene, palla ancora rimessa così, non si parte
con i mediani, la vigorla mezza, piuttosto butto la palla dall'altra parte. Si è già provato due volte verso la porta, una volta il numero 11 ancora ha sfiorato il gol sulla mezza altezza del palo sinistro, un bel tiro a girare, e poi il numero 10, Giannone, attenzione, entra in aria. Calcio d'angolo per la vigorla mezza, sulla palla ci sembra andato Catalano, a giro sul primo palo, nessuna deviazione, recupera il pallone Mangiapane, di tacco per Giuffrida, un po' lungo, sorpreso Giuffrida, forte a rilanciare in avanti, tutti usciamo dal fuorigioco, bisogna agganciare bene come ha fatto bene Catalano, attenzione la palla ancora per Lattanzio, stava servendo un ottimo assist per Rondinelli, ancora Mangiapane, fionda verso la porta, la palla che sorvola la traversa. Lancio in avanti, Lattanzio di testa. Fallo laterale, attenzione alla Matera che attacca, va a contrastarlo Giuffrida, fraseggia sulla linea delle tre quarti il Matera, attenzione, cerca il tiro di sinistro, attenzione, grande tiro, uscito di pochissimo dall'incrocio. Ha calciato questo giovane che ci ha già provato poco fa di sinistro, Giannone. Sta prendendo la misura della porta, proprio fermo, forte su questo tiro, scagliato una sassata dai 18 metri. Lancio di forte, salta, viene anticipato Giuffrida, poi riconquista il pallone ancora il giocatore ex rossanese. Parisi, Caridi, riparte la vigorla mezza a sinistra per Manganaro, c'è Lattanzio un po' preso in contropiede da questo lancio un po' corto dalla difesa della vigorla mezza, cade a terra ancora Lattanzio, si lamenta il giocatore del Matera e in disaccordo con l'arbitro, l'arbitro lo calma e lo zittisce. Di punizione per la vigorla mezza, il tocco verso ancora Lattanzio, cade giù, stavolta non fischia l'arbitro. Avanza il Matera, attenzione, ancora l'attacco in 3 contro 2, attenzione, deve recuperare Catalano, siamo in 2, attenzione sul primo palo e recupera Mangiapane, c'era un giocatore a terra del Matera ma se ne sono infischiati, il numero 10, logicamente la difesa della vigorla era schierata, viene ammonito Parisi, non so il perché. L'arbitro va a sincerarsi le condizioni, ha sfiorato il gol ancora il Matera che si è portato sul fondo, l'arbitro annota l'ammonizione a Parisi, ammonito Parisi al 19esimo, il Matera ha sfiorato purtroppo il gol. Calcio d'angolo largo a giro, ancora un appoggio di testa per il numero 11, attenzione vigorla mezza che sul gioco aereo un po' si fa sorprendere, una torre il numero 9 per Del Sorbo, per un tiro al volo del numero 11 ancora, ma è la palla venuta abbondantemente fuori. Vigorla mezza che sta subendo un po' gli attacchi della squadra lucana, lancio forte in avanti, molto lungo, la palla verso Mercuri che fa una spinta, l'arbitro se ne avvede col braccio sinistro, ha spinto ad ancora, l'arbitro fa mettere la palla a terra, calcio di punizione per i lucani, l'arbitro è il signor Citro Marco di Battipaglia. A sinistra di tacco Mercurio, ma sulla palla arriva ancora, riprende Provenzano per il numero 5 di Fusco, non c'è fuori gioco, attenzione, la palla adesso per Catalano, proviamo con Lattanzio, vigorla mezza in contropiede, proprio corto il diagonale di Mangiapane proprio sull'avversario, potevamo sfruttare meglio questa azione di ripartenza. Palla ancora, attenzione Mercurio, di testa riesce ad appoggiare. Ah, forte, pericoloso il Matera su questi lanci precisi sugli esterni. Avanza la Vigor, Caridi a sinistra per Manganaro che avanza, vede a De Luca, ma la palla è ancora nei piedi di Lattanzio, cade giù Lattanzio, se la prende con l'arbitro, l'arbitro non vede il fallo. Ancora Giuffrida che fa perdere palla agli avversari, lancio di Caridi ancora, la palla schizza tra le gambe, finisce sulla stinco sinistro di un giocatore del Matera che mette a terra, gioca ancora la squadra lucana sulla sinistra, fraseggia bene
palla verso il numero 8, un po' lunga, finisce in fallo laterale, lo Grieco, classe 86, capitano in campo.